Caro Renato, qua c'è molto da dire nello stand KTM, speriamo di avere il tempo a sufficienza. Allora, innanzitutto partiamo da questo prototipo, è la Super Duke 1290. Eh sì, KTM ha voluto sorprendere, diciamo, i propri tifosi portando una super anteprima di quello che ci sarà poi, credo, il prossimo anno. Con questo bombardone, lasciatemi passare il termine, da 1290. Chiaramente non abbiamo le caratteristiche tecniche, per cui diciamo possiamo fare solo dei commenti su ciò che possiamo vedere e apprezzare guardandolo questo prototipo. Già oggi il 1190, ricordiamo che ha circa 150 cavalli di base, per cui non riesco a immaginare che cosa ci possa proporre il prossimo anno. Poi l'arancione, insomma, è un colore fantastico, diciamo. Sì, è il suo, devo dire che è il suo. Allora, però le novità non finiscono qua, perché KTM allora dà seguito alla Duke 125 con la fantastica 390, e un'altra moto indirizzata a quell'utente giovanile o anche femminile. Sì, assolutamente, moto super intelligente, anche questa dalle quote ciclistiche azzeccatissime, perché l'utilizzo in città con un interasse così stretto, un angolo del cannotto piccolo, permettono di fare veramente cose pazzesche, passare anche sopra le macchine volendo con una facilità disarmante. Poi altra cosa importante è l'Adventure 1190, completamente rivista, fantastica anch'essa, controllo di trazione, ride by wire, veramente l'enduro tutto fare KTM di grande successo, che continua e sicuramente continuerà ad averne. E quella forse, diciamo, che più è riuscita a stare al passo con la R1200GS negli anni, e ora si mostra come moto altamente performante. Sì, infatti prima, diciamo, aveva un target molto più specialistico per l'enduro nel senso stretto della specialità del termine. Oggi invece si propone come moto tutto fare, insomma, possibilmente anche relativamente alle dimensioni, ma con la tecnologia attuale elettronica si può utilizzare in qualunque condizione, credo. E poi arriviamo ovviamente a parlare del fuoristrada, quest'anno mondiale MX 1 con Cairoli, mondiale enduro e 1 con Antoine Meu, Cyril Depré campione da Dakar, Dungey nell'Ama Supercross, insomma non li ferma nessuno. Più ne ha più ne metta, non c'è. Sono le fucilate. Sì, non c'è niente più da vincere per KTM. Del resto dai, lo vedo anche insomma nelle competizioni nazionali, regionali, cioè c'è un'invasione di KTM, perché è una moto veramente eccezionale, sia enduro motocross. E veramente la fa da padrone, complimenti a KTM. Bene, ci prova anche con la velocità KTM, chissà che, insomma, a parte la Moto3, però insomma, bisognerebbe vederla presto anche in una Superbike con la RC8. Insomma. Eh sì, è una promessa che ha fatto un po' di anni fa, ma purtroppo disattesa per il momento, perché poi di fatto, a parte mi pare nella Stock 1000, poi non ci sono state più repliche da questo punto di vista, ed è un peccato perché è una bellissima moto e vedere il marchio KTM ai vertici della Superbike sarebbe veramente una bella cosa. Speriamo bene. Bene, grazie anche a KTM, e noi continuiamo ancora il nostro giro qui ad EICMA.